Giuro, signore. Ho bisogno di te, Emily. Ci si può cominciare a lavorare, cioè se io mi metto in sala con loro due, in qualche modo dei piccoli ruoli io li porto, ce li porto a farli, e poi vanno in onda, cioè poi vanno bene per la messa in onda, ci si può arrivare, chiaramente non i protagonisti, piccoli ruoli, però è così che si comincia, quindi c'è del materiale per loro due, in qualche modo che si può, ci si può lavorare sopra. Ok? Bene, altri due. So, I need you to do a favor for the club, don't we? Really? Sure. I mean, what do you need? What can I do? You know Skeeter, right? Yeah, because I've been trying to get my pants since high school. I need you to let him know. Are you serious? Dude, that guy burns to bodies. He creeps the shit out of me. I know. We need Skeeter to do us a good deed. Devo dirvi questa cosa perché molti quando si riascoltano dice oddio che voce brutta che ha. Allora, nessuno ha una brutta voce, perché se pensate che Ferruccio Amendola era considerato una rociaccia e poi ha doppiato un trentennio di cinema americano, la dice lunga. Esistono voci, punto. Non c'è la voce bella, la voce brutta, la voce che interpreta e come interpreta. Quella, cioè Giancarlo Giannini non ha una voce da primo attore, bella, classica, pulita, manco di niente, una voce brutta rotta. Eppure, quando la doppia, interpreta talmente bene che ti dimentichi della sua voce roca, non ci pensi più. Francesco Pannofino, vi faccio esempi di attori che conoscete, è un altro, ha la voce sfondata Francesco, ma è talmente bravo che non ci fai più caso che ha la voce dilaniata dalle sigarette, da tutta una vita sregolata che purtroppo l'attore fa. Quindi esistono voci, la voce è un miracolo, perché noi siamo gli unici esseri viventi su questo pianeta. Cioè noi parliamo, noi facciamo discorsi, è incredibile, noi parliamo, comunichiamo, è più potente di qualsiasi immagine. Pensate ai grandi oratori, no? Martin Luther King, ma lo stesso, come si chiama, il nostro presidente Obama, no? Non è che sia sto genio, però sa parlare molto bene. Con questa noi facciamo arrivare le emozioni che devono arrivare. Con questa i grandi oratori hanno trascinato milioni di persone. Pensate a Hitler, Mussolini, che non erano, adesso li rivediamo i loro filmati come sono reali e non modificati dall'Istituto Luce, che erano stati montati per farli sembrare dei burattini. Se tu senti parlare questa gente, dici, porca miseria, perché avevano capito che è questo che vince. Ora, Hitler è pronto, se lo dà. Mussolini, insomma, nano, pelato, eppure una potenza di fuoco che usciva da qua. È la voce è tutto. Ed è quello che i nostri attori purtroppo hanno un po' dimenticato negli ultimi anni. Mentre un tempo i grandi curavano, si esercitavano la voce, infatti se ci fate caso, i vecchi attori erano tutti terribili. Pensate a Fuoco, le voci meravigliose, Gassman. Sordi, aveva una bellissima voce, ma gli hanno detto non puoi più doppiare, si è pugnalato, perché era troppo riconoscibile, era troppo sordi, quindi hanno detto puoi far staglio, e lui era disperato, ha detto ma no, ma a me piace tanto doppiare, solo che l'ultimo western che fece era proprio, non se lo poteva sentire, vedevi immediatamente sordi, e quindi non l'ha potuto fare, però curavano tutti la voce, era importante. Quando sentivi un attore leggere, ci arriva il suo peso. Io giorni fa ho visto una cosa su Sky di Massimo Popolizio, che forse è l'ultimo attore bravo rimasto di teatro, c'ha l'età mia. Faceva una lettura, una stupidaggine. Io l'ho visto alto, 1,90 m, con gli occhi azzurri, con i capelli lunghi, talmente bravo.
e talmente quel messaggio lo faceva arrivare con precisione, con le giuste emozioni, con le giuste pause. Quindi questo per dirvi che esistono voci, la voce è importante. C'è un film, se vi capita, prendetelo, che è meraviglioso, è poco conosciuto, ammazza quanto fa caldo, e si chiama Una vita non basta, ed è credo dell'86-87, con Jean-Paul Belmondo e Richard Anconina, ed è la storia di un grande industriale che è arrivato alla fine della sua carriera e non ne può più di mandare avanti l'azienda, però ha due figli scemi e quindi ai figli non gli vuole lasciare in eredità la sua azienda perché poi morirebbe con questi due, e individua all'interno della sua azienda una persona che secondo lui può diventare un capitano d'azienda, è uno che fa le pulizie dentro la sua azienda, l'attore si chiama Richard Anconina, e cominciano questo percorso insieme e tutto parte dalla voce, da come si dice un buongiorno. Buongiorno quando entri a casa, c'è un buongiorno quando vai in ufficio, c'è un buongiorno quando entri a una riunione importante dove devi portare qualcosa di importante, c'è un buongiorno a tuo figlio, non c'è un buongiorno a tua moglie, non c'è un buongiorno per tutto, è tutto diverso e tutto va studiato, perché noi abbiamo questa magia di poter modificare il suono della voce. Perché oggi non sono riusciti, nonostante le tecniche che ci hanno provato in tanti, a fare le campionature? La voce, a me me l'hanno campionata, c'è una macchina che mi campiona la voce, me la rifà identica. Ma fai le intenzioni poi. La macchina non la fa, non riesce a farle. Perché è una cosa che solo noi, esseri umani, possiamo fare.